Benvenuti a Bengodi. Oggi la nostra trasmissione parlerà solo ed esclusivamente di pizza. E guardate, qua abbiamo i nostri ospiti, tutti pizzaioli d'eccellenza, e come al solito la pizza esce anche all'esterno, perché lo sapete, arriva anche nelle nostre case. E anche Roberto è fuori, penso, in una pizzeria. Roberto! Sì, senz'altro. Ciao Susi, ciao a tutti gli ospiti. Sono davanti a una pizzeria in una delle terrazze più deliziose di Arezzo, Piazza Sant'Agostino. Sono in una pizzeria da Valentino e mi va, e anche qui ci faremo insegnare come si fa la pizza, scopriremo quali sono i segreti dei pizzaioli, quelli che vorrà dirci naturalmente, e conosceremo comunque tanti particolari sulla pizza. Prego, allora venite con io noi. Grazie Roberto, inizio la trasmissione e poi torno subito, perché giustamente nei nostri collegamenti esterni vogliamo anche capire di più di che cosa stiamo parlando, perché la pizza è stata riconosciuta, l'arte dei pizzaioli, proprio come la maestria, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dall'UNESCO. Qui vediamo gli ingredienti, che è la farina, però io vado subito, poi vi presento tutti gli altri ospiti, da Cristiano Beligni, che è responsabile provinciale pizzerie aretine di Confcommercio, perché tutto questo è stato possibile appunto a questa associazione di categoria. Allora, sì. Siamo tutti qua riuniti assieme per fare proprio un inno alla pizza, no? Sì, era l'anno 2015, quindi oramai sono 4 anni dalla nascita del sindacato delle associazioni delle pizzerie aretine, il primo a livello italiano all'interno del sistema Confcommercio nazionale. Sì. Quindi tutte le pizzerie aretine della provincia oggi hanno questo punto di riferimento importante, che è una costola della FIPE, ossia noi ci definiamo distinti ma non distanti dalla FIPE, quindi dai nostri colleghi baristi e ristoratori. Perché FIPE è l'acronimo di? Federazione Italiana Pubblici Esercizi. E quindi riguarda anche le pizzerie, ma non solo i ristoranti, non solo, i bar, tutti presumo. I considerati pubblici esercizi, quindi quei locali dove si somministra degli alimenti e dove comunque è un modo per stare insieme. Comunque avete ritenuto opportuno fare proprio una parte, no? Una figlia, che è l'aspetto delle pizzerie. Sì, questo nasce da che cosa? Nasce da un obiettivo. Il nostro obiettivo e sogno è quello di fare della pizza l'elemento importante, diciamo di punta, nel menù degli aretini e dei turisti, puntando su che cosa però? Sulla qualità. Bravo. Agroalimentare, sulla preparazione professionale dei nostri pizzaioli. È questo su cui noi stiamo investendo da ormai 4 anni. E non è poco, eh? Non è poco. Perché c'è anche un presidente, per quanto riguarda il nostro Renato Pancini, presidente pizzerie aretine di Confcommercio. E quando c'è un presidente significa che anche la formazione, l'attenzione alle materie prime è fondamentale. Sì, in un momento particolare come questo, dove la crisi regna sovrana, l'asticella della qualità non va mai abbassata, anzi noi ci ritroviamo spesso tra colleghi e amici proprio per discutere di queste tematiche, il fattore degli impasti, la scelta delle farine, le lievitazioni, scelta degli ingredienti. Allora, ne parliamo più in dettaglio, perché tu, come hai detto, abbiamo gli amici là, quindi Roberto, presentiamo infatti anche l'altro ospite, che ribadisco è in esterna, con Roberto Francini, grazie alle immagini di Claudio Caloni, e sentiamo chi è l'ospite con Roberto. Beh, senti, sono qui con Valentino. Mi va di più Caldiero. Valentino Caldiero, già sapete da dove viene. Stavamo guardando queste fotografie che ritraggono anni, decenni della tua attività. Quanti anni? Beh, io ho aperto nel gennaio del 83, quindi lunghissima, lunghissima, lunghissima. Quindi quando ancora la pizza napoletana non c'era ad Arezzo, o quasi. Qui abbiamo Gianluca Rosai, che è responsabile delle categorie. Sì, salve a tutti. Siamo in una pizzeria storica. È una pizzeria storica, perché ci hai portato qua? Intanto perché Valentino Caldiero è uno dei fondatori del nostro gruppo. 3 anni fa abbiamo fondato il gruppo, è stata una colonna insieme a Renato Pancini e tanti altri amici che hanno voluto scommettere sulla pizza come elemento di grande qualità del nostro territorio e della nostra proposta agroalimentare.
Senti Valentino, ci insegnerai qualcosa sulla pizza oggi? Siamo qui apposta. Poi io so fare questo e basta, non mi chiedete di cantare, di recitare, perché... Ma se, ho un napoletano che non sa cantare. C'è sempre un'eccezione, però una poesia la posso raccontare. Va bene, ci racconterà la poesia e la poesia della pizza. Fra poco. Perché qui siamo pieni di profumi, di odori, però dobbiamo partire, abbiamo detto, materie prime importanti, quindi carissimo Presidente Renato Pancini, qui abbiamo... materia prima, abbiamo la lievitazione. Dimmi un po' le caratteristiche di una pizza, cioè di una base in questo caso, perché è la base, no? Certo, tra le altre cose oggi cercherò di dare una mano a chi ci ascolta da casa proprio per cominciate a lavorare, aiutare, poi arrivo. Proprio a per aiutare arrivo. E dare dei consigli anche preziosi per scegliere magari la tipologia delle farine più adatte e per dare dei consigli anche sulla lavorazione e per poter fare una corretta lievitazione e maturazione degli impasti. Allora qui abbiamo il chicco di grano, no? Il chicco di grano. È una pasta di pane poi, questa no Renato? Questa cosa così piccola che però racchiude un mondo intero al suo interno. Sì. Lo vediamo anche qua, guarda che questo non va sottovalutato, guarda infatti, che bella questa. Questa è la sezione del chicco di grano. Vai. Ritorno un attimino su quello che è le farine. Allora qui abbiamo ho esposto nel nostro piatto La farina 00, una tipo 1 e una tipo integrale. Non le ho messe tutte perché la suddivisione doppio 0 0 1 2 e integrale. Addirittura nell'alta pasticceria esiste oggi anche la 00. Per delle ma lì stiamo parlando di un'altra cosa, no? Ultra raffinate, ecco. Però ecco, la differenza sta anche nel fattore della lievitazione, poi di come si impastano queste farine, sì, no? Sì, infatti, la farina 00 è chiaramente quella che si presta più a livello di elasticità e di impastamento, è una cosa molto più comoda. E sarebbe questa. Ecco qua, qui abbiamo le palline realizzate con un impasto realizzato con farina 00. Qui abbiamo una tipo 1 e qui abbiamo un integrale. Però quello che succede spesso a casa è una cosa della quale si parla molto spesso, ma della quale a volte non si ha cognizione. Certo. Riguardo all'argomento che stiamo trattando. Io volevo riprendere un attimino la cosa proprio per dare dei consigli a chi ci ascolta allora, da casa. Ora vado a fare un giro dei nostri amici pizzaioli perché dobbiamo presentare anche loro. Guarda, senza togliere nulla, io vado da quello che forse è il più grande. È la storia della pizza. Dai, dillo. Sì. Presentamelo tu, dai. Roberto Dini, della pizzeria Dini di Capolona, ormai la colonna storica di tutti noi pizzaioli. Potrebbe insegnare a tutti. A tutti quanti, sì. Allora, carissimo Dini, lui la pizzeria a Capolona, quanti anni è che fa il pizzaiolo? Lavori mentre fa, perché voglio vedere la... secolo. 50 anni. 50 anni, quindi lui è un uomo navigato per la pizza. E questo amore per la pizza nasce perché? Non lo so. Chi gliel'ha insegnata a fare la pizza? Dei signori napoletani. Ah, quindi viene fuori, la pizza è nata a Napoli, non c'è nulla da fare. Quindi ecco, ha imparato dai signori pizzaioli di Napoli e poi ha aperto il suo locale. Per conto mio. Che è proprio Dini, pizzeria Dini, non sbagliate. C'è anche il figlio, che poi è la seconda generazione, no? Ascolti, lei mi faccia vedere questa qui. Allora, dopo si parlerà anche di lievitazioni. Lei però che lievito usa? Lievito di birra, che lo vediamo qua. Faccio vedere, qua, perfetto, eccolo qua. Il che significa poi tempo di lievitazione? Perché è importante, no, anche questo, Renato? Dai 4 ai 5 ore. 4 ai 5 ore, poi stesa a mano. Stesa a mano e allora, forno a legna. Forno a legna, me la farcisce per favore. Porca madre. Aspetta. Tanto li vediamo lavorare perché il nostro regista Natale Teci, vada, vedete? Ovviamente ve lo dico, non è che abbiamo potuto portare il forno qui nei nostri studi, quindi hanno già le basi, vedremo e poi la tireranno fuori già finita perché è normale che sia così. Allora, messo il pomodoro, poi la mozzarella di bufala, mozzarella fior di latte, bene. Questa è mista. Ah, quindi due tipologie, perché ognuno poi avete il vostro modo di fare la pizza, no? Sì, perfetto. Vediamo, prosciutto, e poi, perché poi ognuno la fa, come si chiama sta pizza, Dini? La chiama al prosciutto.
Lui è così. Pensa a prosciutto. Lui, poche parole, ma molto. A me piace lavorare. A lui piace lavorare, giustamente. E far godere poi il palato di chi va a mangiare le sue pizze. E questa sarebbe la famosa che lei ha detto. Ah, quindi tre tipologie di mozzarella? Di mozzarella. Ora me la porta fuori pronta? O è già pronta così? Bene, ma deve essere infornata questa. Eh? Perfetto. Dini, lei è un mito, devo dire che è un mito. Roberto, io vedo le immagini, però sì, Luca è davanti al monitor e ora arriva. Ecco, ti vedo. Ci vedi? Sì. Perfetto. Allora, quello che puoi vedere lo so, quello che non puoi sentire è il profumo. Cos'è questo profumo, Valentino? La farina, il lievito, che profumo? Ma il profumo in linea di massima è anche il forno che arde, quindi abbiamo già cotto qualche pizza prima per i nostri clienti, giustamente, e poi tutta questa nicchiettina di prodotti veramente di prima qualità, il friariello, il pomodorino pachino, la salsiccia del Casentino, la mozzarella di bufala, il fior di latte. Poi parleremo anche del friariello di questa tua pizza. Ma allora, ci hai promesso qualche consiglio. Lievito di birra, lievito madre, quanto lievitazione? Allora, io in partenza, lo dico chiaro e tondo, uso lievito di birra per un mio discorso proprio personale, perché sono legato anche alle pizze senza glutine, quindi evitiamo sempre il doppio passaggio, ma quale hai usato piuttosto che... Quindi chiarissimo. Abbiamo quante ore di lievitazione? Noi usiamo la 48 ore di lievitazione. In pratica adesso facciamo l'impasto che venderemo dopodomani, che è già giovedì. Queste sono già maturate? Questo è un impasto maturato e preparato domenica sera. Tipo di farina? Noi usiamo ora ultimamente uno zero rinforzato con una rimacinata a pietra, che è una... poi la facciamo vedere subito. Poi anche per la farina, come vedete, è bianchissima, quindi potete capire che non è una farina normale, ma è una farina di riso, perché appunto essendoci specializzati già da 18 anni anche per quanto riguarda i prodotti senza glutine, che quando arrivano qui i nostri clienti celiaci possono mangiare senza ombra di dubbio. Questa è farina di riso? Questa è farina di riso. Io qui non ho nessun tipo di contaminazione per quanto riguarda. Se sbagliassi non creo problemi, perché ho questa. Benissimo, questa. Adesso poi noi la condiamo e la buttiamo dentro il forno tra un attimo, se volete. La mangerete bella calda. Pomodoro va condito? Pomodoro è già condito con un filo d'olio extravergine di oliva, sale, e io ci aggiungo anche un filino di origano. Qualcuno magari mi dice che non va fatto. Anch'io, ce lo metto anch'io. L'origano ce lo metto, mi piace. Fior di latte, questo qua, fior di latte rigorosamente in acqua, strappato a mano e messo su. Sembra facile, ma è fantastico. No, ma che? I colori della bandiera italiana. Vai, veniamo dopo. Basilico, olio, extravergine d'oliva. Vi aspettiamo dopo, adesso mettiamo a cuocere. Vai. Qui accanto a me ho Riccardo Pancini, l'avete già visto, che è figlio d'arte, perché è la pizzeria Alfoguer, no? Buonasera. Com'è nata questa passione per la pizza? Quell'uomo là te l'ha trasmessa? Sicuramente ci sono nato, e infatti il gene dell'amore per l'arte bianca si è trasmesso. Però tu ti sei voluto dedicare a un'evoluzione della pizza, sì, questa no? Qui è una forma... Perché la pizza è la tradizione e poi c'è l'innovazione. A primo impatto ovviamente questa qui non ricorda minimamente una pizza, però questa qui proprio nasce dalla stessa pallina di pizza. Quella però che abbiamo visto da tuo padre. Esattamente. Però viene fatta lievitare poi in una tortiera. Che sarebbe poi praticamente... Ce l'ho sotto. Va, prendiamo la tortiera. Eccola qua. Viene messa quella pallina che abbiamo visto lì, no? Sì. Viene messa qua. Viene messa in questa tortiera e noi la facciamo lievitare per altre 6 ore. Sì. E dopodiché viene cotta in un forno elettrico. E detto questo, guardate che bellezza. E dopo, ecco qui. Questo qui. Quindi questa è una finito. Pizza gourmet. Come viene chiamata in gergo? Sì, gourmet non mi piace molto. Noi la chiamiamo più pizza contemporanea. Pizza contemporanea. Però che ricorda un po' i tempi attuali, dai. Bene, quindi mortadella, non potete capire questo, l'odore. Il odore. Questa qui è una mortadella IGP Veroni, sì. Dopodiché viene condita con una burrata pugliese del caseificio aretino, quindi qua di Arezzo. E ora la finiamo con un pistacchio di Bronte. Quindi anche la scelta degli ingredienti è importante. È molto importante. Perché poi dovete anche provare poi qual è la palabilità al momento in cui dell'assaggio, esattamente. No? Esattamente, ma soprattutto anche la cromaticità del piatto. Guardate. Vedi come risalta anche l'occhio? Perché ovviamente mangiare un alimento c'è la parte visiva, la parte olfattiva e poi la parte e il tocco finale della il tartufo bianchetto.
pure, che viene messo a pioggia. Quindi questa è un'evoluzione della pizza che viene chiamata pizza Noi la chiamiamo pizza contemporanea e viene proposta nel nostro menù con il nome di Bologna Ghiotta. Mamma mia, Bologna Ghiotta. Vado di qua perché, guarda, ovviamente la pizzeria è un mondo, è passione, ma è anche creatività. Allora, qui abbiamo la pizzeria Nabò. Mauro Ghinazzi, vengo in mezzo così, Mauro Ghinazzi e anche Antonio Masciaro, che Masciaro con la... Masciaro con l'accento. Da dove arrivi? Sicilia, vabbè. Allora, abbiamo già fatto una pizza qui, no? Sì. Allora, me la descrivi adesso. Tu. Qua. Allora. Questa è una pizza frutti di mare, è una tra quelle che vendiamo di più perché noi facciamo anche cucina di mare. Sì, perché ovviamente c'è ristorante, pizzeria, esatto, in alcuni, no? Esatto, e qui in questo caso abbiamo frutti di mare freschi, e la base è una pizza margherita. Sì. E qui abbiamo un mix di frutti di mare freschi, quindi viene una pizza particolarmente... È anche allora l'aspetto visivo c'è, ma io penso anche il fattore dell'altezza della pizza, perché esistono anche diverse tipologie di pizza. Noi penso alla pizza del centro, del sud, del nord, no? Allora, la nostra è una pizza bassa, come da tradizione aretina, ad alta digeribilità, e quindi è una pizza, noi tra l'altro, come Nabù storicamente, ed oggi ancora di più, che ci siamo noi sono 7 anni. Però ecco, però tu da quanti anni è che sei pizzaiolo? Io oramai sono, quando avevo 16 anni che facevo. Quindi sei pizza, giovane, sì, però esatto. Insomma ti sei fatto. Esatto. Perché poi la pizza assume la sua peculiarità in base a quello che io vado a mettere sopra. Assolutamente, però la base, noi esatto, abbiamo questa caratteristica di digeribilità perché siamo aperti di notte fino a tardissimo e quindi... Poi ci torniamo. Se alle 4 ti mangi una pizza e ti rimane che comincia a bere, non va assolutamente bene, assolutamente. Vado anche a incontrare il nostro, vado qua giù, il nostro Paolo Innocenti, dico bene, pizzaiolo da quanto? Dal 2001, 18 anni, 19, sì. E hai già farcito la tua pizza? Già farcito la tua pizza, la Madame Adore, che porta il nome del nostro locale. Allora, questa praticamente è la pizza Madame Adore. Sì, che Madame Adore, sì. Madame Adore, ma scusa, Madame Adore, perché esatto, poi ognuno di noi può, cioè ognuno di voi dà il nome alla pizza. Alla anche esatto, del locale, il nome del locale, il nome della pizza. E quindi qui l'abbiamo farcita, l'abbiamo fatta con salsa di tartufo, rucola, bresaola, pomodorini e grana e tartufo a scaglie. E questa è un'altra interpretazione della pizza, ma io vedo la pizza che è stata sfornata, Roberto, oppure ancora da mettere in forno? La stiamo, la mettiamo in forno adesso, vai Valentino, vai. Colpo secco. Eccola là, la mettiamo a cuocere, questa tra 3 minuti, quando torniamo in onda sarà pronta e vi diremo anche come è venuta. Grazie Roberto, poi quando torniamo la voglio vedere, la voglio veramente vedere, perché la pizza, caro presidente, come va mangiata? Calda, appena sfornata. E quindi si dopo sforna noi... e si mangia immediatamente, è bella, quella, fumante, croccante. La peculiarità della pizza, poi si va sull'aspetto sensoriale. Sì, un attimo di pausa, torniamo subito perché oggi Bengodi si dedica al mondo della pizza, questo cibo che ci fa godere soltanto a sentirne il nome.